Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Il Michele, che mi chiede di parlare del film di Sean Levy del 2011 tratto dal racconto Acciaio del grandissimo Richard Matheson, Real Steel, con Hugh Jackman come protagonista. Allora, tratto lì molto liberamente dal racconto appunto del grande Matheson, che era anche un raccontino breve ma politico veramente cattivissimo in un certo senso, qui si trasforma il tutto in una specie di over the top dei tempi nostri, parliamoci chiaro, perché nella storia di Charlie Kenton interpretato da Hugh Jackman, appunto siamo nel 2020, all'epoca ormai il film aveva 10 anni, dove ormai il pugilato è stato trasformato in una lotta fra robot. I pugili sono robot e appunto Charlie è uno di quelli che allena e tira su questi robot da combattimento, però è uno insomma di scarso livello nonostante fosse stato un ottimo pugile. Il suo ultimo robot praticamente viene distrutto e lui è completamente nella merda, e quindi è sempre in contrasto con il personaggio interpretato da Evangeline Lilly, Bailey Tallet, la sua ex fidanzata, che aveva avuto dei grossi problemi insomma con lui, perché lui non riusciva a stare lontano insomma da determinate cose, come appunto fare dei danni, come ha fatto quello distruggendo un robot solo per il gusto suo in un certo senso. Però che cosa succede? Insomma, la sua ex fidanzata muore e gli lascia un figlio che lui praticamente non ha mai visto. E cosa succede? Lui praticamente fa un affare con i nonni dicendo: voi mi lasciate il figliolo, si fa finta che io li voglia bene e poi mi date una marea di soldi, intanto mi date intanto 100.000, compro il robot e via dicendo. Mentre fa tutto questo, però, i nostri due, chiaramente babbo e figliolo, incominciano insieme a Evangeline a, diciamo così, a formare una mezza famiglia, e il nostro ragazzo trova anche un robot di 20 anni prima, che era di addestramento, che piano piano i nostri cominciano ad allenare in realtà, e che sembrerebbe imbattibile. Di lì tutto quello che succederà in un film che sicuramente Sean Levy dirige con una mano abbastanza felice. Hugh Jackman è lì, la fotografia non è male, la musica c'è tutta, a livello tecnico il film funziona, gli effetti speciali sono ottimi e i combattimenti dei robot sono veramente tanta roba. Peccato che poi c'è il resto, nel senso che purtroppo c'è una retorica e una voglia di buonismo nelle scelte dei protagonisti che ogni tanto veramente rompe veramente il cazzo. Il film andava veramente puntato molto di più sulla crudeltà. Matheson è quasi una presa di giro. Siamo di fronte a questo rapporto padre-figlio che però si è visto mille volte, raccontato in questa maniera abbastanza veloce, veramente che non dona la forza che deve donare. E così come la rinascita appunto del nostro protagonista, che se ne è visti altri 6.000, ma comunque non riescono a convivere troppo bene questa ironia col dramma, con l'idea dei robot. Non si riesce bene a capire se questi robot hanno dei sentimenti o no, anche quello che viene appunto utilizzato dai nostri, per un film confuso sulla via da prendere, un film familista sicuramente, al solito buonista, e che non sa però dove andare appunto con la cosa più interessante, ovvero con il rapporto degli umani con i robot. Ecco, e lì non sa veramente dove andare, riesce a fare 3 cosine spicciole senza avere assolutamente la forza del racconto di Matheson. La sceneggiatura di John Gatniss, come ho detto, che butta insieme 2-3 film di Stallone, 2-3 film muscolari, poi ci mette insieme un po' di robot e è in realtà sulla scia degli stessi vari Transformers e tutto il resto, e viene questo film che, va detto la verità, come ragazzini lo potete anche guardare, male non gli fa, però è veramente un film che passa e manco te ne accorgi, proprio perché, ripeto, è eccessivamente lacrimoso, eccessivamente buono, retorico, con quella musica che arriva proprio quando non deve arrivare, non perché è composta male, ma perché proprio c'è un modo, ecco, di raccontare che a me ogni tanto irrita, nonostante alla fin fine sia quasi un film che si riesce a guardare. Ripeto, non è un film orrendo, non è un film bruttissimo, è un classico film per ragazzini, un ragazzino ci si può divertire, come superi i 13 anni probabilmente è veramente dura, anche perché comunque è tutto telefonato, il film si sa già come le cose che succederanno, il finale è praticamente telefonato al 15° minuto, e nel complesso in realtà, ripeto, purtroppo non siamo riusciti a fare un film che potesse davvero farci capire che cos'era la lotta fra robot all'interno di un ring guidati dagli umani. Non si riesce a capire il rapporto fra questi, che secondo me era la cosa più importante del rapportino fra babbo e figliolo. Sinceramente all'over the top ci hanno anche un po' rotto il cazzo, non me ne può fregare di meno. Quindi un film che poteva avere tante cose da dire ma che ne dice poche, e anche male purtroppo. Il link di Real Steel è qua sotto, dal supporto, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia. E poi ripeto, questo Real Steel non è un film brutto, è un film che si guarda, è un film però del cazzo purtroppo, che butta all'aria le carte che aveva molto interessanti e tiene in realtà quelle da scartare, e questa è una cosa che mi ha fatto sempre incazzare, perché il film si è messo in mano a qualcuno di serio, anche con la stessa storia, anche con gli stessi protagonisti, anche con la stessa di soggetto, però doveva cambiare la sceneggiatura e doveva essere assolutamente più cattiva, più crudele, e doveva descriverci un attimino di più la società che c'è intorno, perché noi troviamo un bello attivo che fa texano lì e che fa combattimenti fra robot, che dovrebbe essere cattivo, che è assolutamente risibile, e più che il film sale in su, in realtà la cosa che ci interessa è semplicemente vedere i robottoni picchiare, il che è veramente poco.